volevo chiederti appunto il tuo parere per quanto concerne la decisione di produrre il vaccino in Italia, perché c'erano, ecco, tantissimi dubbi sull'efficacia. È un momento di grande emergenza, quindi non credo che si possa fare troppo gli schizzinosi. Credo che anche a un certo punto l'EMA dovrà dare un giudizio, cioè dovrà autorizzare questi vaccini oppure non autorizzarli, quindi a quel punto si vedrà. Si valuterà se l'efficacia è quella che dicono o viene asserita negli articoli di Lancet e nelle affermazioni, diciamo, dei ricercatori russi, però insomma, visto che nel resto del mondo si utilizza questo vaccino e finora sembra funzionare, la decisione mi sembra a basso rischio, quindi dal mio punto di vista è uno sviluppo positivo. Ecco, invece sul recovery, ovviamente oggi abbiamo sentito, se vogliamo chiamarlo anche il nuovo ministro delle finanze e dell'economia, Daniele Franco, alla fine i soldi sono un po' di meno rispetto al calcolo di gennaio, e non solo, c'è stata una polemica molto importante, soprattutto per quanto concerne il coinvolgimento di McKinsey. Qual è il suo parere? Perché evidentemente il recovery è il piano più importante, non solo per l'Italia ma per l'Europa, quindi è così ingiusto coinvolgere dei professionisti, o qual è il suo parere? Insomma, abbiamo visto su Twitter dei pareri molto diversi. Ma io credo che il coinvolgimento di McKinsey sia del tutto giustificato. È normale che queste grandi società di consulenza offrano i loro servizi ai governi dei paesi laddove non ci sono le competenze all'interno della pubblica amministrazione per svolgere una serie di attività. Del resto stiamo parlando di 25.000 euro che per una società che fattura 10 miliardi di dollari è meno di una goccia nel mare. Chi si scandalizza per l'utilizzo di queste società di consulenze ovviamente non sa di che parla, perché sono società che offrono i loro servizi sia a imprese, sia a istituzioni pubbliche, sia a governi, laddove servono, quando servono. Le aziende, per esempio, non possono avere dei dipartimenti in pianta stabile per coprire tutte le possibili attività di cui hanno bisogno. Parimenti, l'amministrazione pubblica non è che possa avere un dipartimento, una divisione per qualsiasi attività che a un certo punto si trova a svolgere. E quindi le società di consulenza svolgono questo ruolo, che è il ruolo di supplire laddove non esistono competenze. Ripeto, indignarsi per 25.000 euro di contratto credo che sia assolutamente risibile o pretestuoso. Detto questo, i 191 miliardi, 100 o 209 che erano in precedenza, insomma, questi soldi bisogna capire che non sono risolutivi per l'ammontare, perché se uno va a guardare le cifre, allora il PIL italiano era intorno a 1,7 trilioni, 1,8 trilioni, diciamo pre-Covid. Se il recovery plan distribuisse 40-50 miliardi l'anno, e bisogna vedere se poi si riusciranno a prendere tutti i soldi, ma diamo un ordine di grandezza per capirci,
rispetto alle dimensioni del PIL, stiamo parlando di ammontari piuttosto modesti. Quindi il Recovery Fund, il Next Generation EU, come più propriamente si dovrebbe chiamare, ha una valenza solo se viene accompagnato da riforme strutturali, perché non sono solo i soldi il fattore che dovrebbero trasformare l'economia. La cosa più importante è che per ottenere quei soldi bisogna riformare la giustizia, riformare la pubblica amministrazione, riformare il sistema bancario. Queste sono le riforme che chiede l'Unione Europea come misure preventive per poi accedere ai fondi. Quello che voglio dire, in altre parole, è che al di là dell'iniezione di capitali, quello che l'Europa chiede è un cambio di passo nella gestione della cosa pubblica. Quindi il vero asset strategico non sono le infrastrutture, che pure saranno importanti, la decarbonizzazione, la parità di genere, la digitalizzazione. Quello che è importante è preparare nell'amministrazione pubblica italiana, nell'amministrazione della giustizia italiana, nel business environment in Italia, un'ondata di riforme che possa veramente far germogliare la crescita, che possa veramente dare un impulso alla produttività, come ormai non accade da 30 anni, ma non tanto per mancanza di capitali, è per mancanza di un ambiente favorevole agli investimenti, favorevole alla crescita, favorevole alla ricerca, favorevole all'innovazione. Infatti, ed è questo il vero nodo del recovery plan, non i 190 o 200 o 209 miliardi. Oggi infatti Cingolani ha detto che il recovery è occasione unica e dice anche che l'Italia potrebbe essere leader tra 10 anni, però serve transizione burocratica, esattamente ciò che dice lei. Proprio in un flash, bastano questi 2 mesi per riscrivere il piano così che sia in modo dignitoso, con o senza McKinsey? Io non credo che siano sufficienti, perché le linee guida della Comunità Europea, dell'Unione Europea, sono molto molto cogenti e impongono dei piani molto molto dettagliati. Cioè bisogna dire specificamente quali sono i problemi che il Paese si trova a dover affrontare, che riforme si intendono mettere in atto per risolvere questi problemi, come queste riforme impatteranno sui problemi, entro quanto tempo, qual è l'obiettivo finale, quali sono gli obiettivi intermedi, quanti soldi occorrono per raggiungere gli obiettivi intermedi, quanti soldi occorrono per raggiungere gli obiettivi finali. Quindi sono piani estremamente dettagliati, con delle scadenze molto precise. Io non credo che si riuscirà in 2 mesi a fare un programma omnicomprensivo così dettagliato. Quello che si può sperare è di fare un programma ragionevolmente ben articolato, soprattutto sui capitoli più importanti, poi chiedere un po' di comprensione a Bruxelles e iniziare almeno con
le riforme più pressanti e magari impegnarsi con Bruxelles per sviluppare poi gli altri pezzi del programma nei mesi a venire. Sì. Se Draghi, se una personalità come Draghi prende questo impegno, è probabile che a Bruxelles accondiscendano e abbiano un atteggiamento meno severo nei confronti dell'Italia. Okay. Se ci fosse stato chiunque altro, la Commissione e le istituzioni europee non avrebbero creduto a una parola. Grazie mille a Fabio Scacciavillani, economista, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a voi e grazie a chi ci ha ascoltato finora.